we are with Ryan Amoroso. Ryan, first of all, I ask you, how are you? What are your physical conditions? Adesso io sto migliorando giorno per giorno. Ho cominciato a fare un po' di roba sul campo 5-4-5 con mia squadra. Poi sto provando ad aiutare come posso fare. This month has been so hard with the Dinamica, with the three consecutive defeats and all the injuries. What is the mood of the team? Adesso ci sta, perché abbiamo preso Jacob, poi me e Jay. Siamo in un campo ancora. Poi, e adesso stiamo provando a giocare con una squadra di 10 ogni giorno in allenamento, perché per l'ultimo mese eravamo in 3 su 3, 4 su 4, 2 su 2. Poi è difficile trovare il ritmo per giocare ogni domenica, così adesso siamo 10, poi molto più facile per trovare un spirito, per trovare il nostro ritmo. About Jacob, about Cuba, what are your impressions and your thoughts about him? Lui sta buonissimo, lui è un grande giocatore. Ci ho visto lui 6 anni fa quando stavo giocando in Imola, poi quando ho visto lui, solo quando lui stava tirando, ho detto mamma mia, lui è un bestia. Poi ancora lui è un giocatore grande, che lui può aiutare noi tantissimo. Poi siamo contenti, poi domenica, ma mercoledì siamo pronti. Siamo pronti finalmente. In the first leg match in October with Brescia, you lost by 2, 68-66. That was your first very match with the Dinamica. You played 26 minutes in the previous match against Casale. You played only 11 minutes and you skipped totally. You didn't play at all in the first game against Trapani. What are your memories about that game against Brescia? Okay. Possiamo fare tanto lavoro dentro il centro, perché loro hanno solo cittadini, quindi, poi noi bisogna mettere lui in foul trap, non lo so come si dice foul trap, poi se giochiamo duro, se giochiamo con nostra difesa, I like our chances. And in conclusion, what kind of match do you expect this Wednesday against Brescia? Un partita bellissima, un partita duro, un derby. Poi noi bisogno di aiuto di tutti quanti i nostri tifosi. Poi noi bisogno loro hanno energia, forza per noi, perché mangiamo la we eat off their energy, so speriamo a vedere tutti quanti che tifosa di Mantova, poi forza Stings, ci vediamo mercoledì.